detto anche il gruppo della maglia rosa, poi abbiamo detto di Giovannetti eccetera, sono nello spazio di circa 200 metri, 150-200 metri, quindi diciamo che questa prima tappa vera di montagna del Giro non ha creato lo sconquasso, però ci sono utili indicazioni soprattutto dal punto di vista tattico, come rilevava Adorni, la scelta di Indurain di non rispondere scatto su scatto ma di continuare con il suo passo, con la sua progressione. Ora si è staccato Faresin, noi ci riportiamo a ridosso del gruppetto della maglia rosa, linea al palco. Conti in prima posizione, Conti ancora all'attacco, mentre Indurain si è riportato su Giupponi, Giovannetti, Herrera, Amstin e Indurain. Questo è il gruppo dei più immediati seguitori, vedete Indurain, nella scia di Indurain la maglia azzurra di Amstin, poi Lucio Herrera, poi Giovannetti e quindi Giupponi. Ecco ancora sui pedali, scatto ancora di Roberto Conti, mentre Indurain è in testa al gruppetto, ormai lui che fa l'andatura, Indurain, poi lo statunitense Amstin, ecco qua Indurain. Guardate un giudizio che, tecnico. Che bella pedalata, direi che in scioltezza, lui sta certamente capendo che è il momento di tirare, perché si sono staccati tutti i suoi diretti avversari, quindi col suo rapporto non più duro del normale, perché è un corridore che non pedala molto duro, molto spesso tira, ecco, ha cambiato, ha messo il rapporto un po' più lungo, vede davanti a sé Conti, quindi tiene una datura molto alta, a questo punto magari poi gli scatterà via Herrera o qualcuno per la volata finale. Ecco l'ultimo chilometro in questo momento. Il ritardo di Chiappucci nei confronti di Indurain è di 18 secondi, siamo ormai in vista del traguardo, superato il triangolo rosso dell'ultimo chilometro e se Conti arriva con un vantaggio di 47 secondi e Indurain non si piazza, conquista la maglia rosa, ma Indurain ormai è in vista soltanto, ecco qua Indurain con Amstin nella scia. Allora Indurain, Amstin, Giupponi, Lucio Herrera e quindi Giupponi, allora Giovannetti, Lucio Herrera, è sempre Indurain che fa l'andatura con Andy Amstin, grande prestazione del portacolori della Manarola Magniflex. Sì, credo che Amstin sia in grosse condizioni, noi già ne avevamo parlato all'inizio del giro, ha vinto Romandia. Conti sta per essere ripreso, è sempre Indurain che fa l'andatura, Conti vede svanire non solo il sogno della conquista della maglia rosa ma anche la possibilità di vincere la tappa. Ancora Indurain, Indurain si porta su Conti, Conti, poi Indurain, Amstin, Lucio Herrera, Giovannetti e Giupponi nell'ordine. Conti ripreso, sei uomini al comando. Vediamo che Lucio Herrera scatta, il colombiano Lucio Herrera scatta, è il più celebre, il portacolori del ciclismo colombiano e l'unico corridore che sia riuscito a vincere il Gran Premio della Montagna al Giro, al Tour e alla Vuelta. Vince Lucio Herrera colombiano, lo sprint Giupponi, Amstin, Giovannetti, Indurain e Conti. Questo è l'ordine d'arrivo della tappa che si conclude al Terminillo, è la prima grande tappa di montagna, il primo importante test. Allora vediamo il cronometro, allora ecco che arrivano, ecco qua Chiappucci, Faresin, Vona, poi Laurent Fignon a 30